parliamo delle schede in acquisizione, quindi questo supporto collegato ci permette di acquistare immagini da delle fotocamere oppure dei video da delle videocamere. Ovviamente viene collegato alla fotocamera attraverso un cavo e con l'altro viene collegato al computer con la porta USB. Ovviamente ha un alimentatore che permette di funzionamento e poi ha diversi connettori di entrata e di uscita, per esempio dell'audio, oppure delle immagini, del video. Dell'audio è questo connettore rosso. Avete presente la differenza tra la televisione bianca e nero e la... Sostanzialmente il monitor bianco e nero, quello che serve è il bianco e nero. Quello che si chiama la luminanza. Viceversa, nel segnale o nel televisore, nel monitor da colori, c'è un altro componente che è la componente di luminanza. Allora, all'interno di quelle cose lì, quelle sigle strane, YB, eccetera, sono come stato composto o decomposto il segnale di luminanza e di luminanza. Allora, c'è un segnale che può avere all'interno del singolo cavo sia la luminanza che la luminanza, oppure può essere il segnale, può essere un segnale che da una parte manda la luminanza e dall'altra parte le componenti della luminanza. Normalmente ci mandano tre cavi, quindi ci sarà una luminanza, poi ci sarà la luminanza, due segnali di luminanza, che sono suddivisi in modo opportuno secondo certi parametri. Professore, ma qua dice coaxia. Coaxia è solo cose di coaxia. Sì, no. Invece ottica è cosa delle immagini. No, è sempre solo questione se usi il cavo parziale o un cavo ottico. Quindi se lavori su fibra ottica o se lavori su classico cavo di lame. La differenza sono quelle. Che tu puoi avere la differenza ma da centrale sul grande, quello tipo telefonico, perché tu dici posso un pubblico. Tutti i lati sono CR, quella roba lì, CR, luminanza rossa. Y è la luminanza. Se guardate bene avete sia gli stessi segnali, dalla parte all'altra. Lo stesso, se tu riprendi 4 metri, diceva leggendo, quello è un altro simile. Sì, sto registrando. Allora, se guardi bene, se me la fai vedere dalla parte giusta. Ecco, vai. Sì, chiaro, la differenza tra le due schede che sono è che una ha meno meno ingressi dell'altra, quindi in pratica da questo punto di vista se vedi quella piccola lì è una piccola parte di quella più grossa, sostanzialmente, vedi che hanno gli stessi colori, se guardi hanno gli stessi colori, quindi ha meno ingressi, quindi chiaramente la potenzialità di quella scheda lì è più piccola dell'altra. Tenete presente che anche la telecamera da cui adesso si sta riprendendo ha gli stessi ingressi, tipo la scheda grossa. Voi ve lo dovete trovare qua, adesso chiaramente non possiamo fare cosa all'inverso, ma si può riprendere dopo. Qui ci sono anche qui degli ingressi che hanno la stessa funzione, quindi in pratica una telecamera può essere tranquillamente una scheda di acquisizione video. La cosa che non mi sembra, non avete quelle, ma se avete una telecamera opportuna, non tutte ce l'hanno, ma quasi normalmente le telecamerine hanno delle uscite più che degli ingressi, però no, normalmente sia la telecamera ma sia un videoregistratore digitale ha la stessa funzione della scheda di acquisizione, quindi invece di comprarvi quella avete una buona telecamera che ha gli ingressi opportuni, potete utilizzarla per trasferire al computer. Quindi normalmente una telecamera decente ha questa potenzialità. Poi ci sono i connettori in uscita.
più o meno le stesse, hanno gli stessi quelli d'entrata, quindi qua abbiamo connettori per l'audio, connettori per... Falli vedere. Connettori per l'audio, connettori per il video, poi c'è la, l'entrata della porta USB. Ecco. Leggi quelle sigle che sono lì, poi leggi, così si capisce. C'è un YBR, no? Per quanto riguarda i connettori video, c'è il bianco e YG, il rosso è BYB, poi c'è un altro bianco, RYR, il rosso CBDS e l'ultimo bianco è YG. Y normalmente segnale di ignoranza. Ecco, una cosa da tener conto che sostanzialmente il segnale audio normale, non quello del Dolby e 5 uscite, quelle varie, cose varie, diciamo, normalmente ha bisogno del canale destro e del canale sinistro. Quindi normalmente il segnale stereo, che non è monofonico, quindi monofonico significa un solo fonia, un solo segnale, il segnale stereo ha due componenti. Sì, lo so. Destra e sinistra. No. Dopodiché, chiaro, cioè, quindi il nostro segnale audio ha fatto due componenti. Quindi se non avete tra l'altro un buon microfono, visto che siamo in termini di segnale audio, quindi se non avete un buon microfono che abbia la percezione sia destra e sinistra, quindi se non funzionano bene i cavi, molto spesso succede anche quello, vi trovate nella difficoltà che poi quando andate ad ascoltare il segnale avete solo una parte, o il destro o il sinistro. Poi si fanno chiaramente nel montaggio, questo è importante, è possibile, diciamo, raddoppiare il segnale, nel senso chiaramente che uno si prende uno e l'altro lo mette dall'altra parte, quindi in qualche modo accentua poi il volume, quindi si gioca su queste cose qui. Però queste cose si imparano andando avanti, quindi è possibile poi, diciamo, rimiscelare i due segnali. Quindi da uno stereo è possibile ottenere un monofonico, volendo uno, li riduce a uno, è possibile anche riuscire in qualche modo a ricostruire, chiaramente non è la perfezione, a ricostruire i due segnali. Quindi parli, se voi lavorate con formati non digitali, ad esempio la videocassetta, le videocassette, le super barche, poi anche i bisogni per lavorare con computer di trasformare dal segnale analogico al segnale digitale. Se invece avete acquisito il segnale già in digitale, tipo quello che sta facendo la telecamera, lì abbiamo una linea di vita. Volevo chiedere se la questione con la DV come fa a essere in digitale se è su un altro? È chiaro che come al solito la differenza è una questione di tecnologia. Dal punto di vista formale il nastro è sempre magnetico, quindi è chiaro che è solo poi una questione di nella software con le tecnologie che trasforma un qualcosa in una cosa opportuna. Tanto per esempio, tu sai che un campo magnetico può essere o magnetizzato o magnetizzato, e quindi se tu che interpreti come te lo vuoi, quindi che tu giocando su quello per interpretare un segnale elettrico in un segnale binario. L'assenza può essere zero, l'assenza di qualcosa è zero, la presenza di qualcosa è uno. Ma è chiaro che alcuni sono formali, voi non leggerete mai uno zero o uno, leggete un segnale magnetico, un segnale elettrico in 0 o 1. Dato che anche quando si lavora con circuiti forti logiche, ma lì chiaramente ci sente un segnale elettrico, che se è sotto una soglia viene riconosciuto eventualmente come 0. Se invece è sopra una soglia, viene riconosciuto come 1. Non è che c'è tutto zero, non è che c'è uno. Cioè, c'è tensione o non c'è tensione? Va bene. Supera o non supera una certa soglia? Cioè, fino a una certa soglia, è l'uso come zero. Oltre un'altra soglia, è l'uso come 1. Quando entra meglio per le soglie, lì
è ambiguo, diciamo, può essere il corso meteorologico. E quindi è una questione proprio di circuiti che poi giocando, li trasformano in segnali che il computer li interpretano in una sì, sì, vai. Allora, per poter effettuare una posizione analogica bisogna appunto avere una scheda di acquisizione, di una scheda d'acquisizione oppure una scheda video che abbia la funzionalità d'acquisizione. Esistono in vendita molte marche di schede di acquisizione. Comunque per effettuare un'acquisizione analogica insieme alla scheda d'acquisizione vengono... Non analogica, per trasformare. Sì, da analogico a digitale, insieme alla scheda d'acquisizione vengono forniti anche dei cavi che sono quelli da... per esempio per attaccare alla TV, cioè bisogna avere una presa SCART che qua non c'è, è un cavo SCART. Questo invece qua ci presenterà il porto USB da collegare al computer. Questa qui invece è collegata al computer. Vi faccio vedere. Allora, per acquisire ad esempio un filmato in formato analogico, per farlo diventare in digitale, ad esempio da prenderlo dalla TV, c'è necessario di questa presa che viene chiamata presa SCART e di un cavo SCART che è questo. E poi vengono collegati con questi cavi ai collettori della scheda d'acquisizione. Dopo aver effettuato la trasmissione sulla scheda d'acquisizione, poi i filmati si possono ad esempio masterizzare oppure fare delle modifiche, quindi che sono diventati appunto digitali.